Jingle bell, jingle bell, jingle on the way, on the rain, on the rain, and one on the way. Hey, hey! Mano, sei felice che si sta avvicinando Natale? Sì! Quanto sei felice da 1 a 10? 1000. 1000? Ma ti avevo detto da 1 a 10? 33 miliardi. Ale, che stai facendo? Sto sorseggiando il mio liquore natalizio. Ma è acqua, naturale. No, è liquore. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Merry Christmas natalizio. Oggi sono molto contento, sono qui con i miei cuginetti e ci stiamo avvicinando sempre di più al Natale, uno dei periodi più belli dell'anno. È vero, magari quest'anno non è stato il top del top, però sono sicuro che il prossimo anno ci rifaremo. È meglio stare zitti, non si sa mai, perché le cose potrebbero cambiare. Anche il 2020 doveva essere un anno bello. E poi oggi Alessio è particolarmente contento perché finalmente dopo 2 anni di display rotto ha comprato un cellulare nuovo. Finalmente Alessio, come ti trovi con questo cellulare? È troppo bello. Ah dai, sono contento per te, adesso devi starci più attento però. A proposito di attenzione, me lo presta il telefono? A proposito di attenzione, no, l'ultima volta l'ha rotto lui il display. Certo, immagino. Ormai ho 8 anni, quindi sono più responsabile, quindi... Dai, per favore, prestamelo! Mi faccio solo 2 partite a brawl! Dai, glielo puoi prestare, però. D'accordo, però ad un patto. Ti devi mettere nel divano, così almeno se cade, cade nel morbido. Ok! Dammi il telefono. Dai! Ale, che ne diresti di vederci un bel film su Netflix? Almeno cerchiamo di passarci il tempo. Sì, dai, che film vediamo? Sicuramente sarà L'atmosfera, ma mi piacerebbe rivedere per la 150esima volta Mamma, ho perso l'aereo. Ci sto. Manu, che c'è? Tutto a posto? Ale, si può sapere che cosa ha visto? Ho cercato un'immagine horror. Quante volte ti ho detto di non sbirciare sul web? Queste cose non devono succedere. Se Alessio ti ha prestato il telefono, te l'ha prestato soltanto per giocare, non per girovagare sul web. Scusami, ero curioso. Ho cercato le foto di It il pagliaccio e mi è spuntata una foto bruttissima. Promettimi che non lo farai mai più. Promesso. Questa è una delle tante situazioni che può accadere se prestate il vostro cellulare ai vostri figli. Sicuramente molti genitori non riescono a stare 24 ore su 24 dietro al proprio figlio perché giustamente lavorano, hanno un sacco di cose da fare. Ed è per questo che colgo l'occasione per presentarvi l'applicazione più affidabile per il controllo parentale. Sto parlando di FamiSafe. Basta scaricare l'applicazione sul vostro cellulare e sul cellulare che desiderate controllare. È disponibile su tutti i vari dispositivi come iOS, Android, Windows, Kindle, per fare alcuni esempi. Grazie ad essa potrete fare un sacco di cose come bloccare siti web pericolosi e dannosi, monitorare addirittura il tempo di attività delle app, quindi per quanto tempo si sta utilizzando una determinata applicazione, tracciare la posizione in tempo reale e addirittura rilevare i messaggi social e tutte le foto e video che magari non vogliamo far vedere ai nostri figli. Quindi Manu, sappi che non hai scampo. Ma questa app può fare un sacco di cose. Esatto Manu, ma è molto importante perché riesce a tutelare tutti i curiosoni come te. Se siete interessati potete scaricare l'app direttamente dal primo link che c'è qui sotto in descrizione. È disponibile ovviamente sia sul Play Store che sull'Apple Store, quindi la potete scaricare in tutta sicurezza. Avete un periodo di prova di 3 giorni dove ci sono tutte le varie funzioni sbloccate. Ovviamente provatela, poi se vi piace potete fare il piano tariffario che più preferite. Mensile, trimestrale, annuale. Beh, cosa aspettate? Dateci un'occhiata e poi mi fate sapere. Ragazzi, dopo questa cosa ho capito un sacco di cose. Forse nella vita il mio compito non è giocare ai videogiochi, oppure stare col cellulare. Forse devo fare altro. Devo essere una persona migliore. Anzi, la persona migliore del mondo. Manu, scusa, che vuoi dire? Non capisco. Ma dove va? Ci vediamo dopo. Oddio. Lo sai cosa fa Manu quando va a riflettere, vero? Credo di sapere cosa sta per succedere. Anzi, a tal proposito, scommetto 5 euro che stavolta mi diventa... Captain America. Io scommetto 5 euro su Wolverine. No, ti prego, speriamo di no, altrimenti mi affetterà l'albero di Natale. A Natale sarebbe utile per affettare il Pandoro. Anche questo è vero, ma oggi non abbiamo Pandoro, cioè, quindi... Non è il Pandoro? No. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Manu, come cavolo ti sei... conciato. Chi è Manu? Io sono Natale Babbo. Tu non sei Natale Babbo, tu sei Manu. La devi smettere di cambiarti sempre un travestimento diverso. Oh, 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 oh. Ma poi che ci fai con Tanino in braccio? Tanino? Chi è Tanino? Questo si chiama Giuseppina. Hai rinominato il mio furetto. Quello è Tanino, lascialo. Questa è la mia renna, Giuseppina. Ma quale renna? Tanino, scusami, vieni qua. Ehi, non toccare la renna di Babbo Natale. Oh, 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 oh.
Che fa abbaia? Ma poi me lo spieghi, un Babbo Natale con le scarpe da tennis non si è mai visto. Io sono atletico, salto da un tetto all'altro per tenermi in forma. Ma non è vero, ma Babbo Natale c'ha la renna. Ma smetti, lasciami Tanino. Ma poi fammi capire, Babbo Natale c'ha il pancione, tu perché non ce l'hai? Non è vero, sono solo leggenda. Babbo Natale è in forma. Ma non è vero, io l'ho sempre immaginato bello cicciottello Babbo Natale. Non è il tuo caso. Vogliono solo mettermi in cattivo luce. È la Befana che mette queste voci su di me. Lei è gelosa. Ma dai, smettila, siete sempre andati d'accordo tu. Tu e la Befana e ora... ascolta, facciamo una cosa. Dalla a me, che la posso io, Giuseppina. Giuseppina, tranquilla, starai bene e starai comoda. Scusi, visto che lei è Babbo Natale... Io sono Natale Babbo, quante volte te lo devo dire? Scusi, lo so, è Natale Babbo. Ha portato sicuramente i regali, no? Anche se non è Natale, quest'anno voglio fare un'eccezione. Vi darò i regali in anticipo. Anche perché ho un sacco di consegne da fare. Sai, lavoro con Amazon. Ma come? C'è Babbo Natale che lavora con Amazon? Ma smettiamola, ma diceva sul serio. Ma tu lo sai come si lavora in questo periodo? Smart work. Smart working, cioè da casa. Ma lei non può lavorare da casa. Lei giustamente deve consegnare. E questa è l'ingiustizia. Perché voi ordinate da casa e io devo venire a domicilio. Povero Babbo Natale, mi dispiace, ma non ha un assistente, un sostituto? Gli elfi lavorano tutti alle poste. Mi scusi, e sua moglie, la signora Natale? Mi ha lasciato 3 anni fa. Si è aperta una pizzeria in America. Ma come? No, l'hanno lasciato tutti da solo. Povero Babbo Natale, ma l'accogliamo noi. Natale Babbo, non te lo voglio dire più. Altrimenti niente regalo che ho portato. No, assolutamente, ci tengo ad avere il mio regalo. Aspetti. E Babbo Natale, posso chiedere quello che voglio? Dipende. Per favore, Babbo Natale, io questa cosa la desidero da tutta la vita. Anzi, che dico, ancora prima di nascere. Lei abita al Polo Nord. Sì, lo sanno tutti. Quindi, questo significa che può darmi un pinguino. Non ci posso credere. Hai chiesto un pinguino a Babbo Natale? Per favore, mi dica che è un pinguino. Abita al Polo Nord, sono tutti lì, la prego. Mi dispiace, ma non ti posso aiutare. I pinguini non sono più al Polo Nord. Sono andati in vacanza. I pinguini in vacanza? Ma sì, infatti, in che senso? I pinguini non vanno in vacanza. Sono in Egitto. Stanno visitando le piramidi. I pinguini non possono stare nel deserto, cioè soffrirebbero tantissimo. I pinguini vecchi, vuoi dire? Questi sono moderni. Hanno anche Instagram. Scusi, lei Babbo Natale può andare ovunque. Andrà anche in Egitto. In Egitto? Non ci penso nemmeno. L'ultima volta che ci sono andato ho consegnato un pacco al faraone Tutankhamon. Ok, mi accontenterò di seguirli su Instagram. Io non ci capisco più niente. Perché ogni volta che Manu si trasforma dobbiamo creare queste situazioni surreali? Tutankhamon è vissuto milioni di anni fa, quindi sarebbe impossibile. Ma poi lei non può essere Babbo Natale. Ha anche un costume ridicolo. Non mi offende il costume, Babbano! Babbano a me che sono un mago, ma come si permette? Questo costume l'ho comprato alla Lidl 5 euro l'anno scorso in offerta. Ma è un costume ridicolo, cioè non ha niente di bello. Niente? E questo come lo chiami? Ma che? Ma la luce pure. Ma che? C'ha pure la musichetta. Ma sta musichetta la fanno le luci? No, la faccio io. Ma come? Ma gli hanno venduto le luci senza musichetta? Ma con 5 euro al litro che vai cercando? Lei è sicuramente il Babbo Natale più simpatico che io abbia mai conosciuto. Natale Babbo però, eh. Ok, va bene che non mi ha portato i pinguini, ma me lo regalo per me? Purtroppo no, oggi sono venuto solo per Vito Bellavita. Chi è? Io sono io Vito Bellavita. Ha portato quindi il regalo solo a me? Alessio! Cvegna, solo a me ha portato il regalo e quindi tu niente. Ma come? Perché a me non è niente? E mi dispiace, mica è colpa mia se Natale Babbo non ti ha portato niente. Tu sei stato cattivo con tuo fratello, però tu sei stato molto buono. E dovrei esserlo di più con i tuoi cuginetti, me lo prometti? Sì, sarò più buono, sarò più buono. Farai tanti regali belli? Sì, sì, gli farò tanti regali belli. Però forza, dai, sono curioso. Quando me lo dai il mio regalo? Dai, che sto aspettando. Voglio il regalo, voglio il regalo. Il mio regalo, dai, dov'è? Dai, Natale Babbo, non farmi stare sulle spine. Il mio regalo, il mio regalo. Lì dentro c'è il mio regalo? Sì. Vai, forza, mi tappo gli occhi, dai. Lo puoi prendere? Posso prendere? Quando dici tu io apro, eh. Aiuto. Babbo, dai che sono curioso! Apri! Buon suspense però! Ok! Ore! Oh,
prendendo in giro, vero Natale Babbo? Mi dica che c'è un altro regalo lì dentro. Ma questo è... Che... Ma che regalo è? Che regalo? Che cos'è questa cosa? Che me ne faccio della carta igienica? Ce l'ho! Bello questo regalo! Mi ha fatto promettere anche di essere più buono, di portare il regalo ai miei cugini, migliori. Io non porto niente ai miei cugini! Io divento cattivo! Il prossimo anno! Il Grinch! Altro che buono! Lo rovino il Natale! Ma che me ne faccio il sacco portatelo di nuovo al Polo Nord? Cioè, ragazzi, avete capito? Questo mi ha portato, guarda qua, ci ha disegnato anche gli occhietti in uno. Vi rendete conto? Grazie per il pensiero, Bella Natale Babbo, complimenti! Ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se volete un regalo bello e non la carta igienica come ho fatto con Vito, lasciate un bel pollice in su. Vi raccomando, fate buoni, altrimenti carta igienica per tutti. Noi ci rivediamo a un prossimo video e ciao! Ho, ho, ho.